italiano e di qualità anche in questi momenti. L'agricoltura italiana non si ferma. Stiamo raccogliendo i nostri prodotti per continuare ad andamazzare i nostri italiani. Perché l'agricoltura italiana non si ferma. L'agricoltura non si ferma, non si è mai fermata già a partire dal primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è così? Sì, assolutamente. Si è riconosciuto in questo modo, direi, proprio il fatto che l'agricoltura è il settore primario, quindi è necessario, indispensabile per la produzione degli alimenti che poi dobbiamo trovare, di cui alimentarci tutti i giorni. Quali sono i settori in difficoltà? Beh, ovviamente, anche se siamo aperti come attività, perché in campo appunto non si può fermare la natura, quindi si continua a coltivare, si continua a fare i lavori, ma tutto il settore comunque sta soffrendo quelle che sono le difficoltà del momento, quindi tutti i fatti mercantili, tutto il fatto delle difficoltà di spostarsi, di provvigionarsi, e nonostante tutto le difficoltà ci sono, anzi, a lungo termine si intravedono ancora ulteriori problematiche. Facciamo un esempio dei settori al momento più in difficoltà per quanto riguarda la provincia di Ferrara, ma non solo. Sì, il settore che ha immediatamente manifestato problematiche, perché oggi siamo in una stagione ancora dove i prodotti del terreno tutto sommato non ci sono più di tanto, ma abbiamo il settore florovivaistico invece in forte sofferenza. La primavera, che è appena iniziata, è il periodo in cui di solito si realizza un 50-60% del fatturato annuo per alcune aziende, e invece con questo blocco di accesso da parte dei consumatori presso i garden, presso i punti vendita anche aziendali, è un settore che è completamente oggi in crisi. Non riesce ovviamente a vendere e ha le piante pronte che tocca buttare via. Quindi si parla di aziende che hanno fatturato di solito molto interessanti, importanti, che stanno rimettendo tutti i giorni denaro. Quali altri problemi si stanno registrando nelle campagne anche dal punto di vista operativo? Ma dal punto di vista operativo ci sono le interpretazioni che magari ai confini di qualche comune si può circolare o non circolare, si può andare a prendere il proprio prodotto, portare il prodotto in vendita. In realtà la lettura dei decreti ci inducono a dire che appunto tutta la filiera agroalimentare, quindi dal punto di vista dell'approvvigionamento dei mezzi tecnici fino al trasporto dei prodotti finiti, è consentito. Ovviamente sempre in sicurezza, quindi occorre munirsi del dispositivi di protezione individuale, mascherine, guanti, effettuare viaggi in sicurezza. Se ci sono più persone, mantenere distanze interpersonali. Stessa cosa per i punti vendita, quindi anche lì bisogna applicare tutte le regole di salute e sanità che sono imposte. Ci sono anche problematiche poi nel trovare il personale per i lavori in campagna. Siamo in una fase in cui stanno continuando l'operazione, ad esempio, di trapianto di alcune orticole, e qui ci sono difficoltà a trovare le persone proprio per lavorare. Chi ha paura di venire in campagna, ha contatto con altri, chi ha paura, se sono stranieri ad esempio, di non poter più tornare in loro paese d'origine perché poi c'è un blocco di quarantena, quindi c'è proprio difficoltà a trovare anche la persona disponibile. Una delle soluzioni che avevamo proposto era quella di ripristinare i voucher come li conoscevamo, non c'è ancora stata risposta, c'è stata data indicazione per poter allargare la linea parentale entro la quale è possibile la prestazione gratuita in azienda, quindi chi ha una famiglia numerosa può ad esempio trovare ristoro con l'allargamento di quelli che sono i gradi di parentela consentiti per le prestazioni gratuite in campagna. Per quanto riguarda le speculazioni? Ecco, temiamo che ci possa essere chi in questo momento, così terribile per tutta la nazione, non solo riesca a trovare comunque modo di fare speculazione, quindi di comprimere i prezzi dei prodotti all'origine, facendo leva proprio sul fatto dei mercati in difficoltà, e quindi offrire meno di quelli che sono i costi di produzione. Abbiamo già avuto questi fenomeni sul latte e la carne che si sono manifestati in alcune regioni dove hanno già da tempo questa difficoltà, purtroppo, che non ha senso, perché comunque oggi, proprio perché ci sono più difficoltà anche di spostamento delle merci, dovrebbe essere privilegiato il prodotto italiano, il prodotto più vicino al territorio. Quindi proprio non capiamo come, se non proprio con speculazione finanziaria pure semplice, questi atteggiamenti che portano ulteriormente problemi in campagna. Ecco, per quanto riguarda la vendita diretta dei prodotti, sappiamo che l'organizzazione agricola, la Coldiretti, è sempre stata veramente in prima linea, non solo con i mercatini, ma insomma con tutta la produzione delle singole aziende agricole. Qual è la situazione attualmente? La situazione è che è consentita l'apertura dei punti vendita aziendali, perché sono equiparati comunque i punti vendita alimentari, quindi non ci sono problematiche, se non la chiusura domenicale, vista l'ultima ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna. Ci sono difficoltà interpretative, ma che non dovrebbero, anche per quanto riguarda le consegne a domicilio, che infatti è diventato un po' il modo in cui l'azienda agricola riesce a raggiungere a questo punto il cittadino, anziché il cittadino raggiunge il mercato.
quindi organizzare la vendita semplicemente su ordine telefonico o informatico, quindi con una mail, e consegnare direttamente a casa, sempre in sicurezza con tutti i punti di vista sanitari, la spesa che viene effettuata di frutta, verdura, prodotti freschi trasformati. Abbiamo diverse aziende che si sono organizzate in questo senso, e che, la lista è reperibile sulla nostra pagina Facebook di Campagna Amica Ferrara, così come sul nostro sito di Coldiretti Ferrara. Questa consegna diretta, di vendita diretta, potrebbe venire anche per il non alimentare? Per esempio abbiamo parlato del florovivaismo, magari ci potrebbe essere una possibilità? È una di quelle questioni interpretate a seconda dei territori, dove in linea generale, nazionale, ci viene detto che è possibile farlo. Lo è sicuramente tra forniture, tra azienda vivaistica e azienda agricola. La consegna al consumatore finale invece è discussa, nel senso che non si sa bene che tipo di interpretazione oggi dare, da momenti di chiusura in alcuni territori a quelli di apertura in altri, per cui non è certo che si possa praticare ovunque. E purtroppo non riesce quindi a dare un ristoro a quelle aziende, appunto, che avrebbero difficoltà oggi, che hanno difficoltà anzi oggi, e sono quindi in crisi abbastanza forte. Ecco, le aziende agricole di Ferrara già lasciano un 2019 abbastanza segnato per colpa della cimice asiatica. Adesso c'è questa questione. È purtroppo un ulteriore momento di riflessione su quella negatività economica che l'anno scorso ci sta portando dietro. Tra l'altro sulla cimice si sono aperti i termini, o si stanno aprendo i termini per la dichiarazione di calamità, quindi tra un po' dovremmo poter fare le domande di intervento, ma con gli uffici chiusi, con la gente impossibilitata a muoversi, non so nemmeno come riusciremo a farle. Speriamo una semplificazione, speriamo che in tempi abbastanza congrui poter riuscire a svolgere tutte queste operazioni. Sicuramente il problema virus ci sta dando un altro momento di disagio, perché ovviamente non è il momento dove si possa pensare di realizzare i normali fatturati. Abbiamo alcuni settori che sono completamente chiusi o quasi chiusi del tutto, tipo gli agriturismi, che non possono svolgere la loro normale attività, ad esempio. Il settore turistico è in forte crisi in generale, ma anche quello agrituristico, la ristorazione non può essere esercitata. L'alloggio ovviamente termini minimi, perché poi se anche sono aperti la gente non può spostarsi per motivi che non siano di lavoro, quindi sicuramente un momento gravoso. Abbiamo alcune tipologie che non abbiamo detto prima di vendite che sono ancora aperte, ma sono assolutamente marginali, importanti per l'azienda, ma non a livello generale, che sono i distributori del latte, ce ne siamo dimenticati, ma questi sono attivi, continuano ad essere riforniti, quindi è un momento dove la gente può andare anche ad acquistare il latte fresco senza problemi di affollarsi anche nei supermercati per una spesa di questo tipo. Più in generale ancora, temiamo che a lungo termine, come si diceva prima, tra le speculazioni, chiusura dei mercati e difficoltà proprio commerciali, ci siano momenti dove il reddito agricolo venga fortemente compresso. Dicevamo che prima l'agricoltura non si ferma, perché la natura stessa non si ferma. Siamo completamente dipendenti da quello che è un ciclo naturale, e il ciclo naturale oggi ci presenta il conto che, essendo primavera, ci sono operazioni che vanno eseguite e quindi non possono essere rimandate più di tanto, ci sono lavorazioni che vanno fatte e i nostri agricoltori sono in campagna a farle. Ovviamente confidando e sperando che questo possa dare un risultato che sia non soltanto della semina, ma anche del raccolto e quindi di un reddito. Ecco, per dare risposte a tutti i vostri associati e gli agricoltori che magari in questo momento hanno bisogno di referenze, ricordiamo insomma come voi mantenete comunque l'attività di presidio. Manteniamo un'attività di presidio, nel senso che nei nostri uffici abbiamo del personale, il meno possibile per garantire anche in questo caso tutte le condizioni di sicurezza e salute, ma pronti a rispondere comunque al telefono o via mail a tutti quelli che sono i quesiti delle aziende, alle necessità delle aziende, alle pratiche che comunque vanno fatte, dalle assunzioni alle dichiarazioni, tutto quello che riusciamo a svolgere in modo telematico e in modo a distanza. Riusciamo a farlo e lo facciamo, quindi giorno per giorno ci trovate comunque disponibili, reperibili, e siamo sempre presenti vicino alle nostre aziende. Per garantire cibo italiano e di qualità anche in questi momenti, perché l'agricoltura non si ferma. Niente fiori per gli innamorati, per la mamma, per i propri cari nei cimiteri che in molti casi restano chiusi, come i mercati settimanali, i fioristi e i centri giardinaggio.
L'emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio uno dei settori più belli e amati del Made in Italy, quello del florovivaismo, con 1 miliardo di fiori e piante che nell'ultimo mese sono appassiti e andati distrutti con il divieto di cerimonie come battesimi, matrimoni, lauree, funerali, ma anche per il blocco della mobilità. Un vero disastro per un settore dove sono impegnate 27.000 imprese, una filiera che occupa oltre 200.000 persone e che ora si trovano in gravissime difficoltà. Per molte aziende in questo periodo si realizza oltre il 75% del fatturato annuale, un settore che ora, spiega Coldiretti, ha bisogno di misure urgenti per dare liquidità alle aziende. I garden center sono chiusi, ma l'attività va avanti. Il settore florovivaistico durante questa emergenza particolarmente colpito, più di altri settori, perché nonostante ci siano sempre criticità tipiche di questo lavoro, durante questa emergenza si sono acuite. Infatti, in quanto facenti parte del comparto agricolo, i florovivaisti possono e devono continuare a lavorare, perché c'è bisogno di accudire tutte le piante che abbiamo nei nostri vivai e nelle nostre serre. Quindi tutti i costi sono comunque uguali a quelli di una stagione normale di lavoro. Ma la domanda di piante è quasi pari a zero, in un periodo soprattutto dove tutto il settore di solito registra il 50-60% del fatturato annuale. Per l'Italia l'agricoltura non si ferma. Cimice asiatica, coronavirus e soprattutto l'andamento decisamente strano, l'andamento decisamente problematico del clima, hanno reso difficile anche la vita in un altro importante comparto industriale legato appunto alla terra, legato ai campi, ed è quello dei produttori di macchine per il giardinaggio. A fare il punto della situazione è Feder Unacoma, nella sua sezione dedicata appunto ai produttori di macchine per il giardinaggio. E con questo servizio chiudiamo questa puntata. Macchine per il giardinaggio, mercato stabile nel 2019, sull'anno in corso pesano invece le incognite legate al coronavirus. Il mercato delle macchine e delle attrezzature per il giardinaggio e la cura del verde chiude il 2019, l'anno scorso, con un livello di vendite sostanzialmente in linea con l'anno precedente. È quanto emerge dai dati elaborati dall'Associazione Italiana dei Costruttori, Comagarden, e dal gruppo di rilevamento statistico Morgan, che indicano a fine anno un totale di 1.276.000 unità vendute, comprendenti ogni tipologia di macchinario, dai mezzi semoventi alle attrezzature motorizzate fino agli utensili manuali, con un calo netto dello 0,1% rispetto al 1.277.650 unità dell'anno precedente. La flessione ha interessato soprattutto il segmento delle motoseghe, meno 3,9%, degli spazzaneve, meno 3,6%, e sia pure in misura più lieve quello delle moto zappatrici, meno 1,7%, dei soffiatori, meno 1,6%, e dei rasaerba, meno 1,2%. In netta controtendenza le potatrici ad asta e i trattorini, che hanno registrato incrementi pari al 21,8% e al 19,3%. A crescere sono anche le vendite dei rasaerba robot, che nel 2019 hanno toccato le 26.000 unità, confermando così un trend espansivo che caratterizza negli ultimi anni questa tipologia di mezzo. Particolarmente significativa è la crescita nei diversi segmenti di mercato delle macchine e delle attrezzature con alimentazione a batteria, che continuano a mettere a segno prestazioni più brillanti dei modelli con motore termico. Emblematico l'andamento del settore delle motoseghe, che pur avendo chiuso l'anno con un calo complessivo ha comunque registrato incrementi a doppia cifra, 3% per i modelli a batteria. La stessa dinamica ha interessato i rasaerba. A fronte di una flessione generale, le macchine con propulsione a batteria hanno registrato un vero exploit rispetto al 2018, con un aumento pari al 44,5%. Insomma, nel 2019 si va consolidando quello spostamento della domanda verso i sistemi di alimentazione a basso impatto ambientale che già si era imposto con forza fin dall'anno precedente. Nel corso del 2019, a pesare sulla dinamica di mercato, sono state soprattutto le condizioni meteoclimatiche. Il primo trimestre del 2019, caratterizzato da temperature miti che avevano determinato un'anticipazione dell'attività vegetativa delle piante, aveva infatti trainato le vendite di macchine per il giardinaggio, facendo registrare un più 29%.
Il boom di inizio anno è stato però controbilanciato nei mesi successivi da un peggioramento delle condizioni meteorologiche che hanno rallentato le manutenzioni, determinando nel quarto trimestre una sensibile battuta d'arresto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'andamento del mercato nel 2020 resta quindi quanto mai incerto, anche a causa del rallentamento delle attività economiche dovuto all'emergenza del coronavirus, che anche nel comparto dei gardening sta creando forti difficoltà non soltanto dal lato della domanda di macchinari, ma anche da quello degli approvvigionamenti e della logistica.